Konnichiwa, cari Giappolovers, e benvenuti voi qui nel canale. Siamo sempre GiappoGamer, benvenuti quest'oggi qui su Indivisible. Siamo giunti esattamente all'episodio numero 54 della serie. E allora, prima di andare a vedere cosa succede alla nostra eroina di turno, vi consiglio di iscrivervi al canale, di attivare la campanella. E allora, andiamo a vedere che cosa succede in questo nuovo appuntamento, quest'oggi di Indivisible. Ok, va bene, allora continuiamo per di qua la nostra avventura, vediamo un po' dove ci porta. Che è un'altra casa qua, chi c'è, eh? Chi è? Un'altra anima smarrita in cerca di denaro. Beh, posso darti qualcosa? Oh no, non ci serve nulla. Già, Ashna odia i soldi. Infatti, oh, mi dispiace, ultimamente sembra che tutti stiano cercando di tirarsi fuori dalla crisi di Oma, se non si sono già arresi. Noi no, siamo forestieri. Allora forse conviene stare alla larga da Tai Krung. È come se la città fosse maledetta. Ma che, risolveremo tutti i problemi e ce ne andremo. Ma non sapete nemmeno quali sono i problemi, o sbaglio? Ah, dettaglio trascurabile. Già, questo non ci ha mai impedito di agire in passato. Beh, dovrei dire grazie. Esatto. Vabbè. Qua tocca parlare un po' con tutti. Zonetan, salve stanca viandante. Ti interesserebbe un flaconcino di siero appena preparato? Non farti scoraggiare dall'odore leggermente sgradevole, ti garantisco che è... Uff, non riesco neanche a terminarlo, ma cosa mi è saltato in mente? Scusa, non volevo farti sprecare tempo. Vabbè. Ah, ma qua siamo in un locale. Ok, vediamo un po'. Qui ci sono tantissimi ristoranti, come si fa a scegliere? Già, vediamo un po'. Ma qua... Vediamo un po'. Ok, sfondato, bene. Ma... Vediamo un po' la mappa. Sento il rumorino della gemma. Dove caspita sta? Perché... Ah, eccola lassù, cavolo. Come si arriva lassù? No, cavolo, per di qua non è. Vabbè, tocca utilizzare una strada alternativa. Forse qua, vediamo un po'. Cavolo. Direi di... Che caspita è? Ma che è? Meglio che non ti fai vedere a poltrire, altrimenti faccio uno scoop ninja. Ma che caspita? Ma chi è? Ma chi è? Ma chi è che ci attacca così? Salve brava gente! Johanna, come dice? Benvenuti alla festa, anche se mi sembri un po' giovane, se permetti. Non sono qui per fare festa, sono qui per picchiare i cattivi, grande. Oh, per Diana, quanto sei sguaiata. No, nei guai ci sta lei. Non è quello il significato di sguaiata. Non so cosa significa. Sguagliata è peggio di quanto non credi. Cosa? Come osa? Chiuda il becco. Che maleducata, nell'altra società non ci arriverai mai. Buona giornata. Vabbè, vediamo un po'. Hey kid, Ma you chi è? can't go in Buzz? there. E tu... Huh? Why not? This place is for adult rockers only. Per adesso, Maybe bisogna avere 21 21. anni. Ah, beh, in Got Giappone, devi ID? sapere, si diventa maggiorenni. What the heck is Non that? è come in Italia, da noi che si diventa Okay, maggiorenni a you're not 18 too anni, ma si old, diventa but you're maggiorenni a not... 20 anni. What? I can go wherever I want. Che io sappia. Poi questo, Ozzy, insomma, vuole please 21 don't anni, non ruin so this per quale job. arcana ragione. No, I want to go in, so I'm going in. I'm Perché gonna secondo lui chi ha bash these 21 guys. anni è maggiorenne. Bah, poi tocca vedere al Yeah, singolo he cervello must delle just singole break the persone, ma rules. comunque. He's too strong for us to fight anyway. We'll find another way around. But no buts, Ajna. What the heck's an ID? Una carta d'identità. I told you you could You're gonna be the kid. Sorry, we're not. We are. Vediamo un po' se tocca affrontarlo. Non si affronta. Ma vediamo un po', forse. Ah, cavolo, ok, forse ho capito. Ok, vediamo un po'. Ok. Mamma mia. Bene così.
No, cazzarola. Tocca rifare, porca la miseria. Ok, bene così. Zompa qua. Zompa qui, mamma mia. Ok. Mamma mia. Che platform, ragazzi. Che platform. Ok, tu chi sei? Ninja, chi sei? Kenshin Hayate. Ah, Hayate è nome giapponese, grande. Wow, hai davvero il fuoco negli occhi, eh? Bene, abbi coraggio nelle tue avventure, altrimenti farai la mia stessa fine. Ah, ma è femmina, cavolo. Allora, vediamo un po' che qua. Ok, bene. Tu chi sei? Shen. The Krung è una città piena di opportunità buone e cattive. Cerca di evitare queste ultime. Ma va. Vediamo un po'. Ok. Vediamo un po'. E ok. Oddio, chi è questo personaggio? Izanamil. Ma che è, una medicina? Stai fissando il mio flauto Belfrotz? Non sai che fissare da meno Ducati? In ogni caso, Tai Krung è famosa per il suo cibo. Il mio amico Carres consiglia di provare le tagliatelle. Buone. Mamma mia, che personaggi. La gente viene da tutto il mondo per la vita notturna in Tai Krung. Ah, ho capito. Tipo battaglia. Tipo battaglia in Thailandia, capito. Vabbè. O tipo Kabukicho a Tokyo. Ok, qua. Un altro. Un'altra sezione. Platform. Mamma mia. Che essere precisi. Mamma mia. Ok. Bene. Ah. Mamma mia, che roba. Ok. Ok. Ok, bene così. Sì, siamo in una sorta. Vai, ok, tipo un karaoke. Che caspita è sta zona? Sì, karaoke, vi sono i miei microfoni, mamma mia. E ok, qua si può entrare? No. Però c'è un salvataggio rapido. Vediamo un po'. Caspita, questo mostro qua. Vai, così. Non so chi sia, ma lo facciamo fuori in qualche modo tipo così. E prendi questo, che fai? Ci attacchi? Fatti avanti, bravo. Bravo mostro, così ti voglio. E prendi questo qua così. Vai, fatti avanti. Solo 4 hit, cavolo. Tocca arrivare a 3 punti colorati. Ma oddio, forse magari 2 ce ne bastano. Vediamo un po'. Non so che razza di mostro sia, sinceramente. Cioè, non so quanto sia forte, sinceramente. Forse i punti colorati dovrebbero bastare. Dai, però coraggio. Non c'ho tutta la giornata. Dai, oh, bravo. Fatti sotto. Dai, ancora per un po'. Però rimbalza bene, eh. Dai, coraggio, su, fa. Che fai, ci attacchi? Non ci attacchi. Ma che c'hai? È mezzeluna alle mani. Non ci attacchi? Vabbè, attacchiamo noi, va. Così. Cadi di capoccia. Dai, che manca poco al secondo punto colorato. Dai, infatti avanti ancora. E becca di questo. Ok, siamo a 2. Vediamo un po'. Cavolo, gli si è portato gli amichetti appresso, eh. Ok, bene così. Vai ragazzi, vai ragazzi. Vai in una. Grande Dar. Mamma mia, che pezzo gli ha dato Dar. No so fast. Ok ragazzi, grandi. Parato. Ok, bene così. Vai Dar, vai tu, pensaci tu. Vai, vai. Grandissimo, così. Grandissimo. Parato. Nailed it.
Vai Zebei, vai Zebei, colpisci. 1, 2 e 3, così. No, Ashna è messa KO. Porca la miseriaccia, poi non me ne ero accorto. No, cavolo. Stanno quasi tutti KO, porca la miseriaccia boia. Vai che manca poco. Vai Zebei, vai tu. Sì, yatta. Vai così, 548 punti esperienza. Bene così. Mamma mia, salviamo un attimo al volo. E proseguiamo un altro po', va. Ok. Ci sono delle scale. Ci sei pure tu. No, questo non è un personaggio. Ah, questa è la parte night club. Mi sa, tipo... tipo salottino. Ok, vediamo un po'. Si può andare anche a sinistra. Vediamo un po' tu che dici. Sto cercando di perfezionare l'arte delle maniche, così potrò aprire un negozio tutto mio e condividere la mia conoscenza. Per esempio, porta sempre con te un paio di manicotti. Le braccia ti ringrazieranno se dovessi passare attraverso dei cespugli spinosi. Ok, qua c'è un altro tratto bello platform. Mamma mia. Ok. Cavolo, no, ma là. Ah, ok, ho capito. No, cavolo. Sì, vabbè. Ok. No, cazzarola. Sì, vabbè. Ok. E fin qua, ok. Ah, ma che c'è una gemma, eccola là. Fatti, sentivo io il rumore, adesso me ne sono accorto. Allora, zompa qua così bene. No, cazzarola. Sì, vabbè. No, è così... perché poi tocca farlo al volo. Porca miseriaccia boia. Vediamo un po', riproviamoci. No, perché se zompa là... No, perché va a toccare l'elettricità. Cavolo. Vediamo un po', riproviamoci. E che poi non rifà questo qui, cavolo. No, no. Sì. Sì, così crepiamo a questo punto. Ok. Perché cavolo non... Riproviamo, riproviamo. Vai così, zompa qua. Ok, zompa di qua. Poi se zompa a destra non ce l'avrei mai. Quindi bisogna zompare su. E poi... cavolo. Sì. Vabbè, dai. Vabbè, crepa con l'elettricità. Dai, coraggio. Ok. Mamma mia, che culo. Che culo. Ok, presa. La tredicesima gemma, ottimo così, mamma mia. Ok. Ok, bene. Zompa qua. Vai così. Ok, ottimo, ancora questi. Cavolo.
E quanti siete? Vai così, abbiamo circondati. Ok. Parato. Vai così ragazzi, vai così, attacchiamo in massa. Vai Dar, grandissimo. Vai così. Grandissimi ragazzi. Parato. No, ma non li accade, cavolo. Maledetti mostriciattoli. Non leccate, non leccate. Che cazzo le leccate, tacci vostri. Parato. Vai dar. Così, mamma mia che pezza che hai dato. Ok, 862 punti esperienza. Yatta, bene così. Bene così, ha livellato Dar. Oh, finalmente il dodicesimo cuore l'ha raggiunto. Bene. 12 Dar, 42 Nuna, 38 Zebei e la nostra Agena di livello 32. Bene così. Gli vediamo un po' il da fare. No, vediamo un po'. Ma qua non si può andare? No, ok, vabbè. Procediamo per di qua a sto punto. No, cazzarola. No, cazzarola. No, ci ha attaccato. Vai, vai Nuna. Vai Nuna. Grandissima Nuna. Occhio ragazzi, che qua la faccenda si fa un po' più tostarella. Parato. Così, occhio. Vai Nuna, vai Nuna. Ottimo così. No, e che caspita, no. Ma siete bastardi maledetti. Parato. Porca la miseria. E sono un po' più tosti questi. No, no, pure Ajna. Ma siete maledetti. Vai Zebei, vai tu, vai tu. No cazzo, è rimasta solamente la nostra Nuna. Grandissima lotta solo lei. No cazzarola. Siamo andati KO. Vabbè, noi zompiamo. No, ok. E ci sta lui. Allora, via un po'. Dai, visto che ci sei, attacco da lontano. A sta botta, a sto giro. Dai, fatti sotto, non c'ho tutta la giornata. Vai, 3 hit, 4 hits, 5. Dai, coraggio, fatti sotto. Vai così, aumentiamo. Dove arriva, arriva. 8, 9, 10, 11, vai. Vieni, fatti sotto. Ci sei? Sì, ci sei, bravo, vieni qua. Ok, il punto colorato l'abbiamo trovato, bene. Anzi, ritorniamo pure dall'altro, va, dove sta? Ok. Due buttarelle, ok, l'ha prese. 114. Ok. E riprendi ancora questo. Ancora questo qui, così non ci becchi. Due botte, cavolo. Grandissima. Grandissima, così. Ok. Vai tu, Dar. Vai tu, Dar.
Tutti quanti, o quasi tutti. Cavolo, bastardi. Vai, prendi questo qui così. Ancora. Prendi questo così. Non attaccate i miei amici, bastardi maledetti. Ok, grandissimo così. Vai ragazzi. Ottimo. Parato. Vai così che stanno accusando. Vai Nuna. Così. Sì, ok, bene così. L'abbiamo già fatti fuori. Adesso torna quel mostro là. Questo coco. Dove sta? Dove caspita sta? Ecco qua. Recuperiamo un po' di punti colorati. Che c'è le mezze lune, attacca. Tacci sua. Vai così, dai. 5, 6. Vai, 11, 12. Vai così. 20, 21 hits. Vai, coraggio. Fatti sotto. Dove stai? Dove sei andato? Ah, rieccoti. Vai così, tutto in faccia. Vai, così arriviamo al terzo punto colorato e ti attacchiamo. Arrivato, bene. Vai, fatti sotto. Vai così, brutti bastardi maledetti. Vai Dar, pensaci tu. Vai Nuna. Tutti e tre. Paramose. Vai così Nuna. Ok. Parato. Vai Nuna. Ok. Assaggiate questo, brutti bastardi. Parato. Vai ragazzi. Parata, cazzarola. Era quasi parata, porca la miseria boia. Parato. Sai che mancano solo questi due piccoli. Tacci loro. E attaccate Ajna, brutti bastardi maledetti. E prendi questo qua così, ste mazzate così. Parato. Ok. Vai Zebei, vai tu. Ne rimane solo uno. Che si nasconde nell'ampolla. Ma manca poco. Ok, bene così. Yatta, finalmente 694 punti esperienza. Porca la miseria, d'ostio. Ok, e c'è punto di salvataggio. Questo è l'unico modo di entrare, ma... ma possiamo andare anche sopra? Non sarebbe se potessimo pestare quella stupida guardia. Già, e butta fuori. Ah, ecco, ce l'hai falsa, eh. Ai. No. Squirm, little Ajna. Whatever. Let's just go. Bouncer or no bouncer, we're getting into that stupid place. We can't. Last summer some kids tried to climb this wall and they got a... Ah, pure questa parete qua. Sono stai fulminati, infatti si vede, c'è una grande scritta elettrica. Chissà quanto pagano i bollette elettriche in questa città, cavolo. Va bene, ok, bene così. E ok, Giappolovers, allora eccoci qui nel fantastico mondo colorato di Ajna, con tutti quanti i suoi amici e personaggi di contorno. E allora anche questo episodio numero 54
della serie termina qui, sperando che vi sia piaciuto, di lasciarmi più like possibile, ovviamente spolliciate a più non posso, commentate, condividete con i vostri amici in lungo e largo, seguitemi nei miei vari social, vi vedo come sempre essere pagina Facebook e Twitter, Instagram, canale Telegram, basta scrivere JappoGamer e mi trovate agevolmente. In più, come sempre vi consiglio di iscrivervi al mio canale, se non lo siete mi raccomando attivate anche la campanella, soprattutto per non rimanere indietro con i miei video in uscita, per rimanere appunto sempre aggiornati con i miei video in uscita. E infine ricordo anche il mio blog su WordPress, blog personale, dove tanto intanto scrivo news e recensioni varie sui giochi scoperti al termine sul canale. Lo potete seguire al link jappogamer.home.blog. E allora cari Giappolovers, io vi ringrazio uno a uno per essere stati fin qui, vi abbraccio forte dal vostro Giappogamer, per il momento è tutto, matane e ai prossimi episodi.